Quando non hai idee su cosa fare a pranzo o a cena, il gâteau di patate ti salva sempre. Cuociamo le patate fino a che non diventeranno morbide. Ci vorranno circa 15 minuti in pentola a pressione. Le sbucciamo e le schiacciamo con uno schiacciapatate. Poi aggiungiamo le uova, il sale, la noce moscata, il prezzemolo tritato, il parmigiano, il pangrattato e mescoliamo fino ad ottenere un impasto omogeneo. Prendiamo una pirofila, spennelliamo il fondo con dell'olio extravergine d'oliva. Subito dopo distribuiamo metà composto nella teglia. Facciamo con prosciutto, scamorza ed edamer. Copriamo con l'impasto rimanente, ungiamo la superficie con un po' d'olio, facciamo i classici solchi con i rebbi di una forchetta e per finire una spolverata di parmigiano e pangrattato. Via in forno fino a che non si forma una bella crosticina. Un piatto semplice che non delude mai. Seguimi per altre ricette. Questi sono dei salti in bocca che si sentono degli involtini, ma tralasciando le loro crisi di identità. Cremina, che ora vi dico come si fa. Adagiate le fettine su un piano, posizionateci sopra il prosciutto crudo e un paio di foglie di salvia e arrotolatele su se stesse. Passate gli involtini nella farina e poi chiudeteli con uno stecchino. In una padella fate scaldare una bella noce di burro e un giro d'olio, tuffateci dentro gli involtini e cuoceteli per 10-15 minuti facendoli rosolare bene su tutti i lati. Una volta pronti, metteteli da parte nella padella nella quale le avevate cotti, mettete un paio di cucchiai di farina. Vedrete che cremina. E tada! Una bomba, ve? Anche tu nei prossimi giorni, oltre alle uova, te mangerai pure il tavolo e le sedie al tuo stomaco e preparagli questi spiedini di pollo. Adagia le fettine di petto di pollo su un piano. Spennella un lato con un filo d'olio e cospargilo di pangrattato. Mettici sopra una foglia di verza sbollentata, del parmigiano, il prosciutto cotto e arrotolala su se stessa. Una volta che avrai preparato quattro involtini, infilzali con tre stecchini a distanza di 2 cm l'uno dall'altro e poi tagliali proprio tra uno stecchino e l'altro. Cuoci gli spiedini in padella con un filo d'olio 7-8 minuti per lato e tada! Fighi, vero? Mettetevi seduti, oggi prepariamo un aperitivo veloce. Basteranno solo 2 ingredienti: il parmigiano, che andremo a grattugiare per bene, e l'albume d'uovo, che andremo ad unire con il formaggio fino a formare un composto omogeneo e lavorabile. Formiamo delle sfere, mi raccomando piccole, perché durante la frittura si gonfieranno. Poi padella, olio e riscaldiamo per bene e via a friggere. Appena saliranno a galla, saranno pronte. Guardate qua, sono super sfiziose. Asciughiamole e sentite qua. Fammi sapere nei commenti. Questa è la ricetta più buona dell'anno. Ed è davvero semplice. Ho tagliato le zucchine a strisce, poi ho mescolato pangrattato e parmigiano. Ed in un piatto a parte ho passato prima le zucchine nell'olio e poi nel pangrattato. Ho aggiunto la provola e il prosciutto. Ho formato l'involtino e ho cotto in forno per 20 minuti. È l'abbinamento perfetto per questa ricetta. Da quando l'ho assaggiato in un negozietto a Parigi, il croque monsieur è diventato uno dei miei toast. Iniziato col preparare la besciamella, c'è un reel a parte, se non l'avete visto andatelo a vedere, e a grattugiare del formaggio groviera a listarelle. Ho rivestito poi una teglia con della carta forno e per stenderla bene l'ho prima stropicciata. Ci ho adagiato delle fette di pane in cassetta sulla cui superficie ho spalmato la besciamella. Ho proseguito in questo modo qui. Ho fatto bene bene il formaggio groviera grattugiato, ho aggiunto una fetta di prosciutto cotto, ho coperto con altro pane in cassetta, altra besciamella in superficie e formaggio come se piovesse a ricoprire il tutto. Mi raccomando, fate aderire bene. Il vero croque monsieur francese prevede anche la mostarda e quindi una bella spalmata nella parte superiore. Lo andiamo a completare e poi a nanna nel forno fino a gratinatura. Ho sfornato e mi sono goduto il sound. E ora non vi resta che replicare questo fantastico toast e goderne insieme a me.